Si conta fino a 40 per il quartiere giallo-blu che si è aggiudicato la 145esima giostra del Saracino, arrivando appunto a 40 vittorie. Una giostra dove non sono mancati i colpi di scena. Il primo imprevisto è stato per Porta Crucifera. Dietro la lunga attesa che ha preceduto la prima carriera c'è stato un problema per un cavallo che aveva perso il ferro dello zoccolo. Le prime carriere hanno portato agli spareggi Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera con 9 punti ciascuno. Porta Sant'Andrea è uscita dalla gara con 8 punti. I colpi di scena sono stati proprio negli spareggi. Nella prima carriera Porta del Foro con Davide Parzi ha spezzato la lancia. In questo caso il punteggio raddoppia, ma un misero 2 ha consentito ai giallo cremisi di portare a casa solo un 4. Altro colpo di scena per Porta Crucifera. Lorenzo Banneschi marca un 5, ma la sua carriera è troppo lenta e quindi i punti diventano 3. Scende sulla lizza Gianmaria Scortecci per Porta Santo Spirito, che replica il 5 da manuale della prima carriera e la piazza esplode. Io avevo la testa qui da un po' di giorni, da qualche mese a dire la verità, insomma settembre. L'anno scorso non l'ho mai nascosto, è stata una delusione. E quindi quello che ci potevo mettere era la... così, di fare un regalo al mio quartiere. Elia, qual è l'emozione di contare fino a 40? Ma è l'emozione di tutte le volte, è bellissimo, finalmente siamo tornati a vincere e l'abbiamo fatto nella maniera che volevo di più, con un riscatto da parte di Gianmaria, perché so quanto ci ha lavorato e ne aveva bisogno e sono contento così. La sensazione è bella, insomma, è bella, è sperata. E come ho detto prima, il merito di tutto un quartiere che lavora tutto l'anno perché avvenga tutto questo. Oltre chiaramente a due dei giostratori più forti che abbiano mai solcato questa lizza. Insomma, quindi... La dedico al popolo giallo-blu, la dedico a Ezio Edo Cuori, ok? È un pensiero importante, va a Suero Pieraccini, che è stata una persona che ha voluto bene alla giostra, senza se e senza ma. Il quartiere della Colombina raggiunge la vetta dell'Albo d'Oro con 40 lance. Questa è quella del riscatto e per gli aretini una delle più belle, perché è dedicata all'illustre concittadino Giorgio Vasari. E beh, 450 anni dalla morte hanno reso possibile questo anno dedicato a Vasari, a cui ha partecipato veramente tutta la città. Io sono rimasto stupito, ma... molto soddisfatto, molto felice da sindaco, e quindi è stato un bene averla dedicata, è stato un bene averla fatta fare a frangi.